insieme a Mauro Alboni. Mauro Alboni, maestro panificatore, grande amico di Pianeta Pane ormai da tanti anni, un maestro, ma non solamente un maestro, una persona che un professionista che gira e insegna ad altri professionisti a fare il loro mestiere o a ottimizzarlo se ce ne fosse bisogno. Dove sta andando il mondo della panificazione oggi? Penso che stia tornando un po' indietro. Siamo alla ricerca dei pani un po' antichi, con prodotti di grani particolari, grani salutistici, grani anche dietetici in qualche modo, perché la gente è propensa a fare sulla dieta. E oltre a questo? Oltre a questo si sta buttando sul biologico, si sta buttando, c'è parecchia ricerca sul pane senza glutine, perché anche questo è un grosso mercato anche in questo settore qui. C'è il vegano, e c'è tanti settori che il mercato deve stare attento. Senti Mauro, tu giri l'Italia e delle volte giri anche l'Europa, no? per far vedere, per dimostrare e per insegnare a lavorare. Cosa hai notato nei tuoi colleghi? Cosa stanno cercando adesso in modo particolare? Stanno cercando, adesso il mondo adesso è molto, se vuoi una conoscenza, si fa presto a cercare, no? Un'informazione, ma c'è poca informazione o conoscenza della materia prima, perché si sta cambiando un po' la generazione non è abbastanza preparata, bisogna fare parecchi corsi di aggiornamento, e attraverso queste network, attraverso queste cose si aggiorna in maniera abbastanza semplice, no? E voi siete maestri in questo. L'associazionismo, cioè il fatto di essere associazioni facendo parte di una comunità di professionisti, aiuta? Certo, è un modo per cercare di girare l'informazione tra colleghi. C'è abbastanza gelosia tra colleghi e colleghi, ma io facevo parte di un club molto importante ed è stato un arricchimento importante per me e per quelle che hanno fatto parte di questa associazione. Quindi io dico sempre di stare insieme all'associazione, di partecipare ai corsi. Lo so che è un sacrificio, perché perdi del sonno, perdi delle ore, ma però ti arricchisce, e confrontandosi con gli altri trovi dei mondi diversi anche tra regione e regione, e quindi io invito a fare dei corsi, a trovarsi tra colleghi per darsi delle informazioni tra di loro. Quando facevi parte di questa associazione vi siete aperti a un mondo, a panificazioni all'estero, a altre conoscenze e ad altri modi di fare pane. E questo ha portato sicuramente nuovi contenuti al settore italiano. E cosa ne pensi? È stata una bella esperienza, perché veniva anche, noi facevamo conoscere la cultura degli altri paesi, quindi anche il modo di mangiare e il perché c'era questa tipologia, questa storicità di ogni prodotto. Quindi io insegno sempre ai miei amici fornai di raccontare la storicità di ogni prodotto, anche se per loro è semplice, ma raccontare da dove nasce, raccontare la farina antica, raccontare un prodotto che è stato fatto dai propri nonni, è importante, perché ti permette di dare una storicità, di dare un'importanza al prodotto. Non basta farlo e metto nella scatola. Il lavoro una volta si faceva nel forno di dietro, adesso quando arriva il prodotto nel negozio è lì che parte il lavoro, parte di farlo conoscere, bisogna preparare la commessa a raccontare il prodotto. Io dico sempre che ogni commessa dovrebbe sentire tutti i prodotti che sono in esposizione, perché quando gli raccontano come è fatto questo prodotto devono essere pronti a raccontarlo, perché attraverso il gusto riesci a dare l'emozione anche al tuo cliente. Qual è il prodotto di tendenza del 2019? Qui alla fiera ce ne sono tanti, sicuramente nei pani un po' scuri, un po' con i cereali, un po' con ricco di fibre, attraverso questi pani che va a alleggerire un po' la digestione e va diciamo così, abbinato naturalmente anche a un buon cibo, perché se tu mangi un panino sano ma dentro gli metti della roba un po' pesante, un po' grassa e quant'altro,
lo va un po' a annullare.